Buongiorno, oggi parliamo della genetica dell'ospite, della SARS-CoV-2 che è il virus che provoca la malattia COVID-19 o COVID-19. Quindi abbiamo una lezione che riguarda sia la genetica dell'ospite, quindi delle persone, dell'uomo, sia la genetica del virus, di un virus che ci sta, che sta in questo periodo dandoci molti problemi, e dall'altra parte affrontiamo anche quello che sappiamo della malattia Covid-19 da un punto di vista di conoscenze patogenetiche, ovvero di perché la malattia si sviluppa. Quindi partiamo da questo agente eziologico che è il virus. Il virus è stato chiamato SARS-CoV-2 in quanto esisteva precedentemente un'altra pandemia SARS nel 2002 e quindi, essendo questo un virus molto simile, un coronavirus simile all'altro, è stato chiamato SARS-CoV-2. La malattia invece si chiama COVID-19, quindi queste sono le due sigle che dovete tenere in mente e che sono le sigle ufficiali della definizione del virus da una parte e della malattia dall'altra. Io sono un docente di genetica medica, quindi mi occupo prevalentemente di genetica dell'ospite, quindi di genetica dell'uomo, e appunto sono professore ordinario di genetica medica presso l'Università di Siena. E perché vi parlo di tutto questo? Vi parlo di tutto questo perché in questa malattia è estremamente importante anche il terzo fattore, che è appunto l'ospite. E probabilmente anche come sapete dai giornali, dalla televisione e anche dai conoscenti, la gravità della malattia è estremamente ampia e si va da una malattia molto grave in cui le persone sono a rischio di vita, hanno una polmonite grave, vengono ospedalizzate, vengono intubate e sono a rischio di vita, a persone che sono quasi asintomatiche, che hanno avuto un semplice raffreddore o sintomi simili influenzali, o addirittura persone che sono completamente asintomatiche. Per questo motivo ve ne parlo, perché si ritiene che questa differenza di gravità della malattia sia proprio dovuta al fatto che noi siamo geneticamente diversi l'uno dall'altro e quindi di fatto è la differente genetica, quindi il differente patrimonio genetico di ciascuna persona che è determinante per la diversa gravità di malattia. Alcuni numeri che sapete, vedete sulla vostra sinistra che nel 2002 c'era stata un'altra SARS, che era una pandemia, ma con dei casi molto ridotti rispetto a quella attuale. Per cui c'erano circa 8.000 casi. 8.000 casi registrati. E questi casi erano limitati al sud-est dell'Asia, e circa 700
circa 700 persone erano morte. Invece, per quanto riguarda la pandemia del 2010, che è iniziata nel 2019, ad oggi non sappiamo in realtà quali saranno i numeri finali, ma di fatto ormai sono più di 110.000 individui e la malattia non è limitata ad una regione del mondo, ma si espande ormai a più di 100.000 paesi, con circa 4.000 morti. Ho spostato questo, quindi non sono sicura di essere ancora in registrazione. Ci sono. Quindi sulla vostra destra avete la figura del virus, che come sapete si chiama coronavirus perché ha delle proteine che sporgono e formano come una corona. In particolare è importante la proteina che si chiama proteina S da spike, che proprio rappresenta le estroflessioni della corona. Come fa un virus ad entrare nella cellula? Vedete che in una fase iniziale si avvicina alla cellula il virus che è presente nell'aria e anche nelle particelle acquose dell'aria, per cui una modalità di trasmissione molto importante è quella attraverso lo starnuto, e inizialmente si attacca alla superficie delle cellule, quindi tutte le nostre cellule, in particolare dell'epitelio polmonare, quindi entra attraverso la cavità orale o nasale, e quindi tutte le mucose poi che sono lì dentro, inclusa la mucosa olfattiva, rappresentano un punto di attacco per il virus e poi anche andando più avanti le vie respiratorie e il polmone. E come si attacca? Inizialmente si attacca si appiccica alla cellula attraverso degli zuccheri di superficie, poi arriva al suo recettore che si chiama ACE2 e una volta attaccato al recettore, il virus viene tirato dentro dalla cellula, vedete c'è una specie di invaginazione e si innescano una serie di meccanismi per cui la cellula ingloba il virus, dove poi il virus si svilupperà e si replicherà e fuoriusciranno un numero enorme di altre particelle virali. Da questa prima diapositiva vedete che, per esempio, una delle possibili strategie di opposizione a questa malattia può essere l'uso di anticorpi anti-ACE2. Quindi, per esempio, abbiamo già un primo bersaglio, chiamiamolo così, di una possibile strategia terapeutica, perché un primo comunque elemento, una prima proteina importante è questa che si chiama ACE2. In questa diapositiva, quindi vedete il virus SARS-CoV, quindi della SARS del 2002. Sulla sinistra è il SARS-CoV-2, il virus della malattia attuale, sulla vostra destra, quindi la malattia si chiama Covid-19 perché è cominciata nell'inverno del 2019, e questa diapositiva vi dice anche un altro paio di informazioni importanti, che il recettore del virus è questa proteina ACE2, che il virus è probabilmente stato trasmesso attraverso il pipistrello, non direttamente, ma attraverso un mammifero intermedio di cui ancora non conosciamo le caratteristiche. E poi vi dice un'altra cosa, che oltre alla proteina ACE2,
Esiste un'altra proteina molto importante che è una proteina transmembranaria e per questo si chiama TM, quindi che attraversa la membrana ed è TMPRSS2. E come dice il titolo della diapositiva, questa proteina TMPRSS2 è importante perché effettua un cambiamento sulla proteina S, la proteina spike del virus, che è fondamentale per i passaggi successivi, quindi per l'entrata di fatto del virus. Quindi, in sintesi, questi sono i due protagonisti importanti dell'ospite, quindi dell'uomo, affinché il virus possa entrare nelle cellule. Ripeto, ACE2, che è il recettore, e TMPRSS2, che è la proteina che agisce sulla proteina S del virus per poter far sì che il virus entri dentro la cellula. Perché queste due proteine dell'ospite sono importanti? Sono estremamente importanti perché uno potrebbe anche pensare, ma allora se per esempio una persona non ha la proteina ACE2, il virus non entra nella cellula. E questo è vero. Questo è vero, potrebbe essere vero, e abbiamo degli esempi analoghi per altri tipi di infezione, per esempio l'infezione da HIV, che sapete dagli anni 70 in poi ha provocato molte morti per la malattia che va sotto il nome di AIDS. Effettivamente anche in quell'infezione avevamo visto che c'era un protagonista, che c'era una proteina protagonista dell'ospite che era di fatto il recettore del virus HIV. Quindi come ACE2 è il recettore del virus SARS-CoV-2 e anche del virus SARS-CoV, una proteina che si chiama CCR5 era ed è il recettore dell'HIV. Effettivamente è noto da tempo che ci sono delle persone che hanno il recettore difettivo CCR5 in queste persone, anche se vengono a contatto con persone infette da HIV, non sviluppano la malattia, non sviluppano l'AIDS, quindi diciamo sono resistenti. Quindi è giusto dare molta rilevanza al recettore ACE2 perché se fosse lo stesso meccanismo del virus HIV, di fatto noi potremmo trovare anche delle persone che avendo la proteina ACE2, ovvero il recettore difettivo, non sono infettabili dal coronavirus. Ovviamente noi come appunto Genetica Medica di Siena che coordiniamo un progetto nazionale riguardo alla genetica dell'ospite e al coronavirus, abbiamo come tanti altri gruppi a livello internazionale subito indagato il recettore ACE2 e purtroppo non abbiamo trovato le stesse cose dell'HIV, cioè non c'è perlomeno a livello con una certa diffusione, con una certa frequenza tra gli individui, non c'è un difetto della proteina ACE2 abbastanza comune nelle persone che potrebbe essere un fattore protettivo. Ci sono alcune persone che hanno un difetto in questa proteina, ma non sono frequenti, sono veramente delle persone molto rare. Quindi non siamo nella stessa condizione del virus dell'HIV. Questo è il primo messaggio
che vi posso dare. Tuttavia, ACE2 rimane un bersaglio terapeutico estremamente importante, e tuttavia esistono comunque delle rare persone che hanno questo recettore difettivo, e quindi ACE2 rimane un'azione terapeutica su ACE2 anche attraverso eventuali strategie innovative quali quello di terapia genica, gene editing, rimane comunque un possibile bersaglio. Indubbiamente un altro bersaglio terapeutico è la proteina TMPRSS2, perché? Perché laddove io abbia comunque un recettore ACE2 perfettamente funzionante, il virus si attaccherà e comincerà ad entrare nella cellula, ma il processo di entrata non viene completato se non ho anche la proteina TMPRSS2 funzionante. Quindi anche questo, anche varianti in questo gene possono teoricamente rendere gli individui diciamo meno suscettibili all'infezione, e questo quindi è indubbiamente un altro protagonista importante dell'ospite. L'ultima parte della diapositiva vi fa vedere che una volta che una persona è stata infettata, si sviluppano degli anticorpi che vengono appunto detti anticorpi neutralizzanti, e avrete sicuramente sentito anche in questo periodo delle strategie di approccio al problema utilizzando il siero di convalescenti, cioè di persone che hanno preso la malattia e che quindi hanno sviluppato questi anticorpi neutralizzanti, e ci sono in effetti dei trial clinici in corso su questo tipo di strategia. Ecco, questa diapositiva mi fa vedere bene il ciclo vitale del virus, quindi virus SARS-CoV-2. Vedete quindi il virus con la sua corona, vedete prima ancora di attaccarsi ad ACE2 c'è un pre-attachment attraverso gli zuccheri, ed esistono delle proteine che trasferiscono gli zuccheri di superficie alla membrana cellulare, che molti di questi enzimi sono anche gli enzimi che determinano il gruppo sanguigno AB0 e altri gruppi sanguigni del nostro sangue. Per cui ci sono tutta una serie di studi che stanno facendo delle correlazioni tra i gruppi sanguigni e l'infezione da coronavirus. A parte il pre-attachment, poi appunto abbiamo l'attacco vero e proprio, quindi a parte il pre-attacco, abbiamo l'attacco vero e proprio attraverso il recettore ACE2, e vedete l'invaginazione della membrana cellulare, si fonde la membrana del virus con la membrana cellulare, e le particelle virali si aprono e a quel punto liberano il genoma virale, che è un genoma, pensate, ad RNA, quindi non è un genoma come il nostro che ha una doppia elica di DNA, ma è un genoma ad RNA, a singolo filamento. Che cosa contiene questo genoma, questo RNA? Contiene alcune proteine, contiene quindi il codice per formare delle proteine che saranno quelle che servono per il riassemblaggio di altre particelle virali, indubbiamente la sequenza che serve per fare la proteina spike, quindi la proteina S. Vedete in verde sulla sinistra altre proteine che servono per l'envelope, quindi per la parte esterna del virus, e altre proteine che servono per la membrana e per il nucleo capside. Quindi tutte le parti, diciamo, che servono per assemblare il virus. Che quindi vedete, le proteine vengono sintetizzate, il virus usa tutto il macchinario di sintesi
della cellula, perché appunto sono come dire, degli organismi che da soli non si saprebbero replicare senza la presenza delle cellule, e quindi vedete che poi si riformano dentro le vescicole altre particelle virali che quindi vengono rilasciate. Questo è il ciclo vitale, e nel frattempo ovviamente la cellula si distrugge in tutto ciò. Qui vedete illustrato meglio in questa diapositiva il genoma virale, sulla sinistra è illustrato ancora meglio le varie componenti, diciamo, del virus, come è strutturato il virus con dentro il proprio genoma, cioè RNA del genoma virale. Queste sono le basi della lunghezza del genoma virale, sono 29.000 basi. Il genoma virale è infinitamente piccolo rispetto al genoma umano. Dovete confrontare questo numero, 29.000, con il nostro genoma, che invece è fatto a DNA ed è lungo invece 3 miliardi di paia di base. E veniamo adesso alla malattia, veniamo a spiegare un po' meglio la malattia. Quindi ci siamo fatti un'idea di quello che è il virus, ci siamo fatti un'idea anche del fatto che l'ospite, quindi l'uomo, è un protagonista nella malattia. Abbiamo già individuato due proteine che sono sicuramente dei protagonisti, ma il numero delle proteine che formano un organismo umano è enorme. Pensate che nel nostro genoma ci sono almeno 20.000 geni diversi, e quindi almeno altrettante proteine, se non di più, perché un gene può dare anche può formare anche più di una proteina, può formare forme diverse di proteine, e quindi abbiamo un organismo, l'uomo, che è un organismo estremamente complesso. Quindi siamo di fronte ad un organismo piuttosto semplice, che è il virus, rispetto ad un organismo enormemente complesso, che è l'uomo. Il virus infetta l'uomo e si ottiene una malattia che in alcuni casi è estremamente grave, in altri casi è estremamente lieve, in altri casi è addirittura asintomatica, cioè vuol dire che la persona non si accorge neanche di essere stata infettata dal virus. E quindi cerchiamo di capire perché. Allora, quali sono i meccanismi per cui SARS-CoV-2, cioè il virus, provoca la malattia? E un meccanismo indubbiamente importante di malattia è quello della risposta infiammatoria. Infatti, il virus che vedete sulla vostra sinistra provoca una prima risposta infiammatoria, una risposta infiammatoria cosiddetta primaria, per cui nella cellula, nel momento in cui la cellula sente l'entrata del virus, si attivano tutta una serie di meccanismi di risposta che sono appunto, che passano attraverso la produzione di citochine o chemochine, cioè di altre proteine che cominciano a essere prodotte, che a loro volta danno segnali al resto del tessuto, richiamano cellule, per cui nel polmone cominciano ad esserci infiltrati cellulari, che poi sono quelli che possono poi portare anche all'aggravamento del problema respiratorio, cioè degli scambi respiratori. Aumenta la permeabilità dei vasi, si induce una linfopenia, quindi una diminuzione dei linfociti, che fanno parte della risposta adattiva, dell'immunità adattiva, e abbiamo tutta una serie di disfunzioni a livello di alcune vie di segnale, con la
conseguenza che la cellula va in apoptosi. L'apoptosi che cos'è? È la morte cellulare. Va in piroptosi, che vuol dire che la cellula muore dopo esserci, aver creato un processo infiammatorio importante. Si innesca anche una downregulation, cioè una diminuzione della produzione di ACE2 del recettore, e si innesca appunto anche una, diciamo, cambiamento del recettore che è chiamato ACE2 shedding. Questa è la risposta, diciamo, infiammatoria primaria. Esiste poi anche un altro meccanismo di malattia, quindi diciamo la risposta infiammatoria, che è in realtà è una risposta innescata per, diciamo, difenderci dal virus, può in alcuni soggetti, quelli che hanno appunto una malattia più grave, può diventare essa stessa, cioè la risposta dell'ospite diventa essa stessa promotrice del danno cellulare. Esiste poi una seconda risposta infiammatoria, una risposta infiammatoria che chiamiamola secondaria, che non è innescata dal solo virus, ma è innescata addirittura, guardate, è interessante come meccanismo, dal virus attaccato agli anticorpi che anche questi erano stati prodotti per neutralizzare il virus, e quindi erano stati prodotti per difenderci dal virus. Ma il complesso virus-anticorpo in realtà si attacca ad un recettore che vede proprio questo tipo di molecola, questo complesso, e attiva tutta una serie di cose a cascata, inclusi dei fattori che qui sono citati come MCP1 e l'interleuchina 8, una particolare citochina. E provoca questa risposta infiammatoria secondaria un danno al polmone, d'accordo? Quindi con attivazione del sistema del complemento e danno cellulare, e quindi proprio questa risposta infiammatoria contro il complesso, innescata dal complesso virus con l'anticorpo neutralizzante. Quindi si viene a creare un altro circolo vizioso, ancora più amplificato del primo, per cui tutto ciò che la risposta dell'ospite, che dovrebbe essere di tipo protettivo, può diventare in alcuni individui, ed ecco quindi di nuovo l'importanza della differenza tra persona e persona, la differenza dell'ospite appunto, può portare in alcuni individui a una malattia molto grave. Ed è questa diapositiva illustra proprio meglio questo meccanismo, questa risposta infiammatoria secondaria che può diventare dannosa, che si chiama anche enhancement, quindi aumento della risposta infiammatoria mediata dal recettore che riconosce il virus attaccato all'anticorpo neutralizzante, e che è illustrato appunto di nuovo in questa diapositiva a partire dalla vostra sinistra. Quindi vedete che in realtà il recettore dell'FC riconosce l'anticorpo che a sua volta è attaccato al virus e comincia ad innescare una risposta che poi alla fine va in basso nella figura, va a finire con l'aumento di ulteriori produzioni virali. Allo stesso tempo, sempre l'attacco del virus attaccato all'anticorpo neutralizzante, che è riconosciuto dal recettore del frammento FC dell'anticorpo, innesca una risposta dei macrofagi, che sono delle cellule comunque che fanno parte dell'infiammazione, dell'immunità innata, e di nuovo innesca una cascata di produzione di proteine infiammatorie che sono chiamate citochine o chemochine.
Quindi nella parte alta della figura, essendo che questo è uno dei meccanismi di malattia, è illustrato una delle possibili strategie terapeutiche a cui si sta lavorando, che è appunto il blocco attraverso degli anticorpi di questo recettore, di questo recettore FC qui chiamato FCR. Quindi questa potrebbe essere una via strategica terapeutica. Quindi la malattia che quindi chiamiamo COVID-19, cioè COVID-19, è una malattia molto complessa, non è una semplice polmonite, è una malattia che comincia come una polmonite, quindi diciamo qui è illustrata in questa diapositiva che cosa? L'alveolo polmonare, quindi il tessuto primario di malattia. Dovete anche sapere che questa stessa malattia esiste anche negli animali e che cioè, animali diversi, specie diverse, hanno degli organi principalmente colpiti diversi. Per esempio, il maiale, nel maiale il coronavirus non provoca una polmonite, ma provoca primariamente una gastroenterite. Nel pollo, invece, che è notoriamente più distante dall'uomo, il coronavirus provoca una polmonite. Quindi, specie diverse hanno anche organi primari diversi colpiti. Ma il fatto che nel maiale, che è la specie diciamo, anche utilizzata per la sperimentazione animale più vicina all'uomo, provochi una gastroenterite ci dice qualcosa, ci dice che effettivamente anche nell'uomo, oltre la polmonite, esiste una gastroenterite ed esiste una malattia diciamo, in molti organi, anzi diciamo che è un po' il contrario, cioè è difficile trovare un organo che non sia colpito da malattia nelle forme gravi. Tuttavia, l'organo primario o quantomeno iniziale di malattia è indubbiamente il polmone e qui è illustrato appunto un alveolo polmonare, che quindi è la parte finale dell'albero respiratorio dove avvengono gli scambi appunto gassosi tra l'aria e poi vedete disegnato nella parte bassa della figura un vaso sanguigno, quindi un capillare. E quindi vedete che cosa tutto quello che succede nell'alveolo e quanti tipi di cellule e quanti tipi di proteine intervengono nell'alveolo. Quindi abbiamo inizialmente una progressione proprio temporale e quindi inizialmente la malattia non è grave, c'è cioè una protezione dell'immunità e poi però comincia nel tempo, comincia un danno progressivo, un danno infiammatorio, vedete, un danno progressivo che può diventare anche grave perché vengono richiamate tutte queste cellule, neutrofili, monociti, vedete, tutto tempesta di citochine, fibroblasti e quindi tutta una serie di proteine e cellule che di fatto poi innescano il danno dell'alveolo che comincia a non funzionare più, non essere più funzionale per quanto riguarda gli scambi respiratori. Ma, come vi dicevo, il polmone non è l'unico organo colpito dalla malattia. Accanto al polmone, vedete questa diapositiva vi illustra benissimo quali sono gli altri organi colpiti, a partire dal cuore, che ha tantissimi recettori ACE2. Ai vasi e in particolare ai microvasi, quindi alle cellule endoteliali che sono quelle del vaso sanguigno, e quindi c'è anche un'altra
diciamo, via di patogenesi di malattia, che è quella della disfunzione microvascolare, che avete sentito proprio più di recente, anche il danno diciamo delle arterie coronarie e l'instabilità di placche ateromatose e la rottura e indubbiamente il meccanismo in basso nella figura, illustrato come meccanismo infiammatorio che passa attraverso i macrofagi, le cellule T, che sono i linfociti, l'attivazione dell'immunità e questa tempesta di citochine dove li vedete elencate alcuni protagonisti, tra cui l'interleuchina 6. E quindi di fatto i pazienti possono poi morire non perché non respirano più, abbiamo un problema di scambi polmonari, ma perché magari si innesca una sindrome coronaria acuta o si innesca un scompenso cardiaco. In alcuni altri si innescano delle aritmie, per esempio, quindi sono tutti poi meccanismi di malattia che portano che portano a una malattia molto grave e in alcuni casi a morte. Nelle ultime diapositive vi voglio far vedere quali sono gli approcci terapeutici a cui tutto il mondo sta lavorando. Che partono dalle conoscenze, che abbiamo su questa malattia, le conoscenze, come vi dicevo, da una parte del virus e dall'altra parte conoscenze dell'ospite. Quindi, per quanto riguarda la parte del virus, il protagonista è la proteina Spike, la proteina S. E quindi indubbiamente questa è una proteina che viene studiata sul versante del virus e perché può rappresentare esso stesso un elemento importante per una strategia terapeutica. Sul versante dell'ospite, indubbiamente le proteine che vi ho presentato all'inizio, la proteina ACE2, che è un recettore che sta sopra le cellule dell'uomo, ma che poi viene attagliata e esiste anche una forma solubile. L'enzima che determina il cambiamento della proteina spike necessario per una proteasi, quindi la taglia, determina il cambiamento della proteina spike necessaria perché poi questa si attaccata al recettore ACE2 inneschi tutti i sistemi successivi di fusione delle due membrane cellulari, quella del virus e quella della cellula, e quindi vedete come si tratta di terapeutiche il vaccino contro la spike oppure dei bloccanti di ACE2, questi indubbiamente sono allo studio. Altre possibilità sono quelle del blocco della replicazione virale, che vedete nella parte centrale della figura. ACE2 è una proteina che nell'uomo non è stata costruita per essere il recettore di un virus, che peraltro è dannoso alla cellula, ma è stata costruita per avere delle funzioni che hanno a che vedere con la vasodilatazione e la vasocostrizione. E esiste un'altra proteina molto più nota prima del coronavirus di ACE2 che è ACE, che provoca, è importante per la creazione dell'angiotensina 2 che è un potente vasocostrittore. È angiotensina 2 che, questa è la parte destra della figura, che si attacca alle cellule tramite il recettore dell'angiotensina AT1R. Esistono molte persone prendono dei farmaci che sono bloccanti di ACE, quindi sono ACE blocker, oppure che sono degli inibitori del recettore dell'angiotensina. Questi sono dei farmaci molto diffusi.
presi per malattie renali, per contro l'ipertensione, per vari tipi di malattie, e che in qualche maniera, insomma, riguarda una proteina molto vicina a quella che è il recettore del coronavirus. ACE2 è simile ad ACE, ma metabolizza l'angiotensina in una forma che è l'angiotensina 1,9 e l'angiotensina 1,7, che invece sono hanno delle proprietà più vasodilatative piuttosto che vasocostrittori. Quindi, comunque, i meccanismi di malattie, e quindi eventuali anche meccanismi terapeutici, possono passare anche attraverso le vie di segnale, diciamo, che sono innescate e che vedete sulla parte destra della figura. Last but not least, come si dice, cioè ultimo ma non di inferiore importanza, è l'approccio basato sul riposizionamento dei farmaci. Drug repurposing vuol dire proprio il riposizionamento dei farmaci. Che cosa vuol dire? Che magari esistono dei farmaci che sono stati messi in commercio per una determinata malattia, quindi hanno una certa indicazione che è scritta nel foglietto illustrativo, e che possono però, che hanno un meccanismo d'azione che può essere sfruttato per controllare il coronavirus. Quindi molti gruppi a livello internazionale stanno lavorando proprio su questo concetto del drug repurposing, cioè del riposizionamento dei farmaci, che sarebbe semplicemente un riusare dei farmaci già in commercio, messi in commercio per un'indicazione terapeutica, cioè per una malattia, riusarli per un'altra malattia. E uno dei possibili approcci per questo riposizionamento di farmaci è quello dell'uso di network, cioè di usare, questa diapositiva è un po' complessa, ma è l'ultima ed è concettualmente semplice, cioè si usano le nostre conoscenze su tutte le proteine del nostro organismo, che abbiamo detto sono decine di migliaia, per capire se il meccanismo di azione di un farmaco già in commercio può essere riutilizzato per affrontare appunto la lotta al coronavirus, d'accordo? Quindi con questa diapositiva chiudo la mia presentazione, che è di fatto una diapositiva riassuntiva che mette in evidenza come si è generato il SARS-CoV-2, passato dai pipistrelli a un ospite domestico non ancora ben identificato, mette in evidenza in verde tutte le proteine, tutti i protagonisti, diciamo, di questa malattia sul versante del virus, in particolare proteina S della corona, e in rosa, in basso, vedete tutte invece tutto quello che è importante che riguarda l'ospite. Che è il vero protagonista di questa malattia, perché differenti ospiti hanno malattie completamente diverse, e quindi noi genetisti siamo particolarmente impegnati nel capire, effettivamente, nel cercare di capire quali sono le differenze interindividuali, che sono tantissime, perché pensate che in un genoma di 3 miliardi di paia di basi, ogni 3.000 basi c'è una differenza tra un individuo e un altro, quindi e che siamo fatti diversi, lo vedete benissimo perché abbiamo capelli diversi, facce diverse, colori della pelle diverse, e colori degli occhi diversi, e così via. E quindi abbiamo anche suscettibilità diverse alle malattie, questo ben noto ai genetisti e ai medici in generale. E questa malattia, che di fatto in quanto malattia virale ha un'eziologia, cioè una causa primaria di tipo ambientale, il virus, perché senza il virus non abbiamo la malattia, è di fatto una delle malattie complesse con maggiore ereditabilità. Pensate, sono stati fatti studi su gemelli monozigoti, che sono i classici studi di genetica, che indicano che l'ereditabilità della malattia è oltre il 50%. Non esistono malattie
conosciute, malattie complesse, comuni, conosciute, che abbiano un'ereditabilità così grande, a parte i disordini psichiatrici, quali disordini bipolari e la schizofrenia. Questo vuol dire che in aggiunta all'elemento ambientale che è la presenza del virus, la genetica dell'ospite gioca un ruolo estremamente importante. E questo, ripeto, era chiaro fin dall'inizio, perché fin dall'inizio è stato chiaro che l'infezione da parte di SARS-CoV-2 può dare uno spettro clinico talmente ampio che va da una polmonite con rischio di vita ad una sindrome influenzale ad una completa asintomaticità, tanto che alcune persone sono state infette, hanno gli anticorpi e non si sono neanche accorte di esserlo stati. Quindi io sto coordinando come Genetica Medica di Siena uno studio nazionale che coinvolge più di 30 ospedali, incluso gli ospedali del nord che notoriamente hanno più pazienti purtroppo con questa malattia, e abbiamo già raccolto 500 campioni biologici e dati clinici di pazienti. Il nostro scopo è di arrivare a 2000, perché questi sono i dati, i numeri necessari per poter correlare i dati genetici che verranno presi attraverso il sequenziamento del DNA nelle piattaforme di sequenziamento genomico dell'Università di Siena, del Dipartimento di Biotecnologie Mediche a cui appartengo, con lo scopo di appunto identificare specificatamente quei fattori genetici che fanno la differenza tra avere una malattia grave con rischio di vita e una infezione completamente asintomatica, e con ovviamente scopo preventivo e terapeutico. Grazie per l'attenzione.